Buongiorno, lavoro per un'organizzazione. No, mi avevano chiesto un lavoro. Gioco io. Salve popolazione del... No, 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 ti prego, non mi rifare tutto, porca mignotta. Salve popolazione del mondo e benvenuti a questo nuovo video. Io sono uno che fissa le donne. Amico mio, ecco, infatti, è andato in punizione perché sa di aver fatto una stronzata, va bene. Siamo tornati su YouTuber's Life. Oppure è uno stare in punizione con una pianta simulator. Eravamo rimasti, ragazzi, che avevo fatto il video per di peso con FaviJ. Oh, ma non ricominciare, porca mignotta. Famos in video che siamo a $2. Cioè, io praticamente ho questo budget perché l'ultima volta che ho provato a fare qualcosa mi avevano buttato fuori di casa perché non avevo pagato l'affitto, fantastico. Kamikaze Weight Loss, che sarebbe kamikaze per di peso, vai così. Allora, mentre io faccio gameplay di sta roba, no? Riperdi peso con FaviJ. Allora, mentre io faccio sta cagata, la tipa non può fare qualcos'altro, no? Vabbè, vaffanculo, ci ho provato. È sempre lì che balla, tra l'altro, mentre io mi impegno. Cioè, mica... cosa fa? No, non starei mica venendo a ballare qua, vero? No, perché sto registrando. Sto registrando! Sto registrando! Almeno non il culo davanti alla webcam, santo Dio. Ci siamo, ragazzi. Allora, la tipa mi ha ballato per metà video. Ma non puoi fare qualcosa nel mentre? Niente, non riesco a fare un cazzo. Quanti record batto questo video? Tipo, uno, due... Porca vacca, c'ero quasi al terzo! Stavo riuscendo a fare una cosa incredibile. Ciao, vengo dalla compagnia elettrica. Devo cambiare il tuo contatore. Posso farlo oggi? Ma guarda, finché c'è la tipa che... Il dipendente della compagnia elettrica ha sostituito il contatto. Sostituiro. Ragazzi, come cazzo li traduco? Ciao amico. Ah già, è vero che quando mi fottono i soldi mi chiamano sempre amico. Ci siamo. Ciao uomo. Ciao, ti tocco. Vabbè, ti basta. Tocco. Aspetta che sto giocando a YouTuber Simulator. Ti posso rubare il computer come il... Come la troia qua? Ho i capelli viola. C'è questa qua che invece qua ogni volta che registro mi entra nei video. Come fai, come hai fatto tu adesso? Hai voglia di chattare? No zio, senti, non hai tette, basta. Non è che mi fanno sempre queste proposte inutili. No, io vado a dormire, mica sono mezzo morto. La tipa, fa qualcosa nella tua vita. Tipo, registra qualcosa tu, per l'amor di Dio. Pensavo che avere un collaboratore con il proprio computer fosse un'idea eccellente. Volevo di più, molto di più. Stai calmo, a Bill Gates. Il desiderio di creare il mio team di youtuber cresceva e ho deciso di cercare una nuova casa per poter espandere il mio canale. Ma vaffanculo. Ma a malapena mi pago il mutuo per sta casa, ma che cazzo vuoi? Cioè, non ce la fai, manco a te nessuna casa. Che cosa minchia stai dicendo? Ciao FaviJ, vorrei invitarti al cinema questa sera, va bene. Achievement sbloccato, paga i debiti. Porca puttana! No, grazie! E questo vuole comprarsi la casa nuova? Ma sei serio, zio? Non riesci manco a pagare i debiti! Caccia la mignotta pupazza. Oh no, non sono riuscito a pagare le bollette. Devo risolvere la cosa e pagare quelle del mese prossimo a qualsiasi costo o andrò in fallimento. Beh, grazie, mi è già successo, guarda, lo so perfettamente. Mi fai vedere la casa che volevi comprarti? Non solo perché voglio mettermi a ridere, non per altro. Tutto in rosso sono, vaffanculo. Che odio. Che cosa... è quella balla. Ok, Mantendo, invita un... Oh, la Mantendo mi ha invitato a un evento. Vai con la Mantendo. La Mantendo, ragazzi, sarebbe la Nintendo. Che... va bene, dai, facciamo stare. Tanto non importa, è sempre comunque un evento. Contiamo sulla tua presenza, saluti. Facciamo un video con Riley, Per registrare un video in multigiocatore ti serve un amico. È quella là che balla in mezzo alla stanza. Chi cazzo è, secondo te? È tutto il giorno che mi balla in stanza. Almeno qualcosa faglielo fare, no? La tua casa, cosa vuoi? Ah, è vero, posso trasferirmi. Ma sapete che vi dico? Ma cazzo, ma trasferiamoci. Voglio vedere cosa succede. Ah, ma non cambia niente, $0. Vabbè, allora trasferiamoci, vaffanculo. Mi sto trasferendo. Di ca... beh, se non cambia... solo se non cambia niente mi trasferisco. Se cambia... è la madonna. Veramente? Porca troia, che figata. Cazzo, è un attico. In questa casa ho raggiunto uno degli obiettivi di ogni youtuber: entrare a far parte di un network. Ma non di un network qualunque, il migliore. Ovviamente quel network aveva dei requisiti per essere ammessi. Avere 1 milione di iscritti, vaffanculo. Ma che cazzo ci arriva al 1 milione di iscritti? Che cazzo è? Ragazzi, lo vedete anche voi quel coso? Perché c'è un video che si chiama Asd e c'ha 1 milione di views, 1 milione di mi piace e 1 milione di dollari? Ma veramente? Ah, vaffanculo, era quello di prima che stava caricando. Avevo creduto in un bug pazzesco che mi aveva fatto guadagnare tipo 1 milione di dollari a caso. Porca troia, $1000. Ma chi cazzo ci arriva a $1000? Ragazzi, c'è un problema. Veramente un problema grosso. Non arriverò mai a $1000, andrò in fallimento totale. Questo è un problema enorme. Cioè, dobbiamo iniziare a registrare anche subito. Non devi mangiare per un mese, zio. Se non arrivo a $1000 ho praticamente perso, vaffanculo. Cioè, veramente, non ce la farò. Ma mai nella vita ce la farò a fare sta cosa. Sono nella merda, aiut, donate.
donate, facciamo le donazioni per salvare la Favij. E partiamo, vedi, tutto contento, la tipa che arriva a ballare. Non bastava pure la pressa dei soldi, cioè ci voleva pure la tizia che mi prendeva a calci in faccia. Basta, volevo fare il video la mia nuova casa. Proposta pubblicitaria, vai subito. $342, forse mi salvo. Devo fare un gameplay di Wary Beeble. Vabbè, per la Nicosoft. Va bene, ti spediremo il gioco proprio ora. Va bene, fammi editare sta roba e lo faccio subito. Ok ragazzi, ci siamo. Allora, questo è a posto. Ciao Favij, sono il tuo vecchio coinquilino. Ma sei una donna? È sempre stato un uomo e non l'ho mai saputo? Vedo che te la stai cavando bene, fantastico. Sta per esserci la presentazione di un nuovo modello di cellulare. Ho sentito che è una nuova funzione. Ho due inviti, vuoi venire con me? No, ho sbloccato sta carta. Inserisci scena di una serie TV. Come fai a mettere le scene delle serie TV nei video? Ma non puoi farlo, cioè è illegale. Va bene, vai all'evento. Che evento? Ah già, quello della Mantendo. Non c'è, stavo scherzando, non c'è andare più. Ci devo andare per forza, vero? Vaffanculo. Come mai il pacco mi è arrivato in balcone? Con cosa cazzo me l'ha mandato? Con un drone? Ok ragazzi, oh, siamo alla presentazione di Radical Spider Overlords della Mantendo. Le 3 di quest'anno sarà super interessante ragazzi. Le anteprime del gioco stanno dando un punteggio di bene. Va bene, mi regali il gioco, brava. Ok, abbastanza, me ne sto andando, va bene. Favij, grazie per aver partecipato alla presentazione di Spider Overlord, prego. Il problema non è quello, il problema è che non mi avete dato manco la copia, non mi avete dato un cazzo deficienti. Ok, gameplay hai detto, gameplay, vai, veloce. Ce la stiamo facendo. Dovrei dormire prima di fare sto gameplay, ma ho paura di non fare in tempo. Gameplay, veloce, dai cazzo. Ecco, velocissimo, prima che sto morendo di fame, ma devo fare il gameplay, sennò non mi danno i money e non riesco a pagare l'affitto. Guarda, guarda, quella arriva a darmi le ginocchiate. No, si è messa dietro a fare le cagate sue, va bene. A posto, togliti donna, devo usare il computer. Veloce, 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 veloce. Guarda che cagata da editare. L'ho fatto in 3 minuti sto cazzo di video. Oh, sarà stupendo. 500 punti, 1000. Beh, non fa neanche così schifo, pensavo molto peggio. Quindi adesso si pubblica e ce l'ho fatta. L'ha caricato. Bel lavoro. Fuck yeah, ce l'ho fatta ragazzi. Fa cagare il video, ma chi se ne frega. Mi fate mangiare qualcosa? Dov'è il frigo? Mangia, non c'è. Ah, è di sopra il frigo. Meno male che ci sta andando da solo perché non lo... Ah, è lì. Minchia, vicino al letto. Tu sì che sai come trattarti bene, zio. Se stare incoglionita al posto di stare in casa facesse dei video ogni tanto, magari ci porteremo anche un po' avanti. Solo che non sa fare niente. Cosa fa? È uscita. Ah, si è offesa. Hai voglia di chattare? Ancora la mia ex, ma basta. Allora, zia, facciamo un discorso serio. Ti ricordi quella volta che ti ho detto che sei una battona da autostrada? Cosa non ti è chiaro del termine battona da autostrada? Spiegami. $1200. Posso pagarlo adesso il mutuo? Perché almeno c'ho sta ansia che me la tolgo. Buongiorno, lavoro per un'organizzazione. No, mi avevano chiesto un lavoro. Gioco io, sì, sì. No, che cazzo. Cosa hai fatto? Hai donato dei soldi. Mi servono che devo pagare il mutuo. Compriamo i giochi. No, devo pagare il mutuo. Mi servono. Questo. No, mi servono dei soldi, fermo. Di pagare il mutuo. Sì, cazzo. Allora, guarda che mutuo. Chi è questo coglione? È quello che ti ripara il computer. Ah, hai cliccato tu per riparare. Sì, se no mica. Ah, grazie. Meno male. Se non guadagni soldi. Meno male che sei tutto tecnico. No, aspetta, guarda che qua vi devo tipo pagare $1130 di mutuo. Ce la fai, ti rimangono 70. Sì, ma ho capito, ma per fare questo non ho mangiato per 4 giorni. D'accordo, ragazzi, concludo qui l'episodio di YouTuber's Life. E comunque il mio amico era entrato veramente a caso. Perché io lascio la porta aperta, perché abita qua di fianco. È successo veramente a caso. Però vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Un mi piace per l'intruso. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come nei video, trattati nella descrizione. Se siete riusciti, iscrivetevi. Vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.